Define Banking, Fintech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Buongiorno e benvenuti a questo episodio di Define Banking. Oggi torniamo su uno dei temi più popolari, sicuramente degli ultimi mesi e più cliccati sia sul nostro sito sia nell'elenco dei nostri episodi. Parliamo infatti di Open Banking. L'ospite di oggi è Simone Capecchi, Executive Director di CRIF. Benvenuto a Define Banking intanto. Buongiorno, grazie. Torniamo a parlare di un tema, come dicevo prima, tra quelli sicuramente più al centro dell'attenzione e mediatica e dell'industria. Dopo la PSD2, dopo l'emergere dei primi esempi di open banking, come sta cambiando oggi lo scenario competitivo tra le banche, le big tech, le fintech? Ci sono due aspetti che sono legati fra di loro, ma sono ben diversi. Un aspetto è la componente regolamentare che ti porta sull'open banking. Tu hai citato PSD2 e quello è un fatto. E poi c'è una componente di tecnologia, che è la digitalizzazione dell'industria del credito e dei rapporti fra cliente e banca. La PSD2 può esistere senza digitalizzazione, cioè l'open banking può esistere senza digitalizzazione? Probabilmente no. La digitalizzazione può esistere senza l'open banking? Probabilmente sì. È la miscela di questi due aspetti, quindi la componente, se vuoi, regolamentare e tutto ciò che sottintende la parte di appunto open business, open banking, eccetera, eccetera. E la componente di dematerializzazione del rapporto banca con la propria platea, con il proprio mercato, sono due aspetti un po' diversi. In Europa, Commissione Europea, seguendo un percorso, guarda, molto netto in questi ultimi 10 anni, comunica, decide che una parte delle attività bancarie devono essere disintermediate. Come, dove, quando e perché, lo vedremo nel corso degli anni. Guardando il percorso politico di Commissione Europea, che cosa ha fatto? Ha progressivamente introdotto delle leggi che hanno spinto, hanno portato, ci hanno condotto verso PSD2. Posso citare la direttiva sui mutui, posso citare la responsible lending, tutte cose di cui 5-6 anni fa eravamo degli accaniti dibattitori nell'industria nostrana, voi per la vostra parte, eccetera. Quindi diciamo, a un certo punto Commissione riesce nell'intento di ad allargare il business del banking anche ad altri attori. Bene, chi sono questi altri attori? Beh, sicuramente non la carrozzeria sotto casa o la farmacia all'angolo. Si candidano a far questo aziende che hanno un sacco di soldi e che hanno nella loro pancia milioni e milioni di anagrafiche clienti. Si affaccia anche una seconda tipologia che sono, come li definivamo noi qualche anno fa, gli estremisti delle fintech. Poi ci arrivo all'ultimo punto questo. Partiamo da chi ha tanti soldi, che non sono banca e che hanno milioni di dati in pancia. A tutti noi vengono in mente due categorie: le big tech, Amazon, Apple, Alibaba in Oriente, insomma i soliti. E dall'altra parte ci vengono in mente la componente corporate tipica di settori quali telecomunicazioni, utilities, eccetera, eccetera. Poi ci ricordiamoci, ci sono sempre le fintech estremiste, però su queste stanno tutto nello stesso partito che possiamo definire attacker. Ora sto parlando col cappello di uomo di banca, Quindi io sono una banca europea, a un certo punto una mattina mi sveglio e dico devo far fronte a un nuovo attacco legittimato politicamente dalla regolamentazione comunitaria che mi dice guarda un 20% del tuo business per farla facile la prenderà qualcun altro. Cavolo, gli attacker. Ecco la reazione da parte del sistema bancario. Prende, parlo sempre a livello europeo, perché fortunatamente grazie a CRIF riusciamo ad avere un termometro abbastanza omogeneo in tutta Europa. Le banche decidono di fare due cose, reagire attaccando o reagire difendendosi. Partiamo dalle big tech che ho citato. Ma perché Apple non fa l'Apple Bank? Perché Amazon non fa Amazon Bank? È perché fare banca è una rottura di scatole mica da poco. Cioè, soltanto dal punto di vista regolamentare, in 15 anni è cresciuto del 400% l'impatto delle revisioni normative per l'industria bancaria. Sto parlando d'Italia in questo momento. Il mercato poi fisicamente si sta dematerializzando, non ci sono più le filiali, le banche si aggregano. C'è anche un fatto che negli ultimi 5-6 anni, ma forse anche di più, la remunerazione di fare credito degli impieghi è bassissima. I tassi sono a zero. Quindi, detto fra noi, ma chi lo fa fare? Che cosa, perché Amazon, che è strapiena di denaro sul suo core business, può
ha talmente tante informazioni che si può fare tutto quello che vuole, perché non lo fa? Amazon sceglie un player finanziario per fare credito ai propri clienti, ma non lo fa lei, perché se lo avesse dovuto fare si sarebbe dovuta far carico di tutto quell'impatto regolamentare, di tutte quelle difficoltà che oggi mediamente a livello europeo l'industria del banking deve affrontare, dal rischio reputazionale ai rischi sulla privacy ai rischi operativi. Cioè, è un mestiere veramente, è un rischio business oggi fare banca, non soltanto perché si impresta del denaro e non si sa se qualcuno te lo rende. Quindi da questo scenario incominciamo a parcheggiare per un attimo le big tech. Faccio un attimo il salto sugli estremisti fintech. L'espressione ci piace, la trovo molto calzante. Non vuole essere né irrispettosa né scioccamente volgare nei confronti di... perché è grazie a questi estremisti che tutto il movimento è cresciuto culturalmente, ideologicamente. Però ci sono state molte banche a livello europeo, me ne vengono in mente sicuramente un paio, che hanno detto, arriviamo noi, cambia il modello di business, regaliamo dei monopattini, con l'obiettivo di fare tantissimi clienti, aumentare il livello di anagrafe, poi ci penseremo. L'ho banalizzata, sicuramente è andata diversa, no? Però no, non sono molto distanti dalla realtà. Però poi alla fine c'è da fare i conti, appunto, col conto economico. Quando imprestare denaro non ti porta ricchezza, perché hai tassi irrisori. Quando devi fare i conti con i costi regolamentari, quando devi fare i conti con funding, non ce lo mettiamo perché oggi il funding, grazie a Dio, non è il principale dei nostri problemi. Alla fine chi lavora con le banche, cittadini ed imprese, lavora con le banche perché o chiede dei soldi o gli dà dei soldi. Quando tu ti allontani a fini puramente marketing da questo core, tu in banca ci vai perché ci vai o WhatsAppi alla banca perché vuoi quattrini, oppure c'hai un po' di soldi e li fai gestire alla banca. E quindi ecco che il terzo dei tre attori sta perdendo un po' di presa. I fintech estremisti, che ripeto, hanno fatto, ci hanno scritto la strada, però forse il modello di business va un attimino rivisto. Rimane il terzo, che sono grandissime istituzioni, telco utilities, che hanno tantissima forza commerciale, tantissime anagrafiche nei loro archivi, e cos'hanno differentemente dai big tech? Che vivono la concorrenza in un modo molto più spietato che quello di Amazon. Vivono al pari del banking anche stress legislativi. Pensiamo al libero mercato delle multi-utilities, ha elevato in maniera esponenziale il livello di concorrenza. Per cui quelli, secondo me, sono gli attori che stanno incominciando a guardarci con più attenzione. Quindi se la banca si deve guardare da un attacker che sta arrivando, per banca intendo gli incumbent tradizionali, lasciamo perdere per un attimo Amazon e Apple, lasciamo perdere per un attimo gli estremisti fintech, banalmente telco e utilities. Questo episodio viene registrato un po' di tempo prima della sua messa in onda. Per noi che stiamo parlando ora, c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione di Enel X-Pay. Questo è il classico esempio di una grande realtà con milioni di clienti già all'attivo, di cui conosce un sacco di informazioni, compreso quanto consumano di luce e in che orari, che non è una banalità. Assolutamente no. E che è in grado poi di ragionare anche in termini di un ecosistema di servizi, no? Non stiamo troppo sull'esempio di Enel, ma una realtà che opera nelle telecomunicazioni o nelle utilities è attiva su una serie di temi di frontiera come, non so, la smart home, la mobilità elettrica, la smart city, tutta una serie di servizi che girano intorno alla nostra vita e ai nostri dati. E di fatto, quando arrivano a proporre un servizio finanziario, lo fanno già ragionando in termini di ecosistema, che non è un ecosistema di servizi bancari, ma in cui il pagamento è altro, può essere, non so, la protezione, i finanziamenti, quant'altro, appunto si inserisce all'interno di un mondo più ampio sotto il loro brand. Mi sembra sia questo un po' l'elemento di novità rispetto a quegli estremisti della fintech. Esattamente così, non mi ripeto e non ti voglio ripetere per tutti i motivi che tu hai enunciato, che sono correttamente anche messi in fila, nel senso che è come se fosse, lasciami dire, quasi un passaggio industriale naturale. Bene o male, tu pensa al fatto che quella industria di cui stiamo discutendo ha nei pagamenti, ad esempio nei pagamenti digitali, uno dei punti di forza, se non di forza, un punto di estrema attenzione. Quindi perché non legare la possibilità di non soltanto pagare a rate la fornitura della materia prima,
che è il core business, no? Certo. Ma perché non legare a una serie di facilities l'erogazione del tuo prodotto primario, che può essere energia piuttosto che una linea telefonica, eccetera. Ho detto facilities, ma forse la parola più giusta è VAS, cioè servizi a valore aggiunto. È la stessa cosa stanno facendo e devono fare le banche. Ok, non siamo più nell'era del monopattino, ma magari sto offendendo un collega che ha fatto una campagna su questo, ma è qualsiasi bene che non sia near banking, ecco, diciamola così. Però questi servizi a valore aggiunto, secondo me, in una logica di open banking, pensando alle banche, ci stanno molto bene. Quindi io ad esempio sono una banca commerciale, tradizionale. Voglio fare una campagna sullo small business, che tradizionalmente è la fascia che dell'economia italiana dà maggiore soddisfazione anche ai bilanci bancari. Voglio fare nuovi clienti small business. Li voglio attirare attraverso un canale esclusivamente digitale. Voglio fare nuovi clienti digitali small business. Esco, perché devo uscire a un certo punto in advertising, hai pronto un fido di conto da 50.000 euro se scarichi la mia app e apri con me questo conto in maniera del tutto digitale. Ma uno dice, aspetta che ci guardo. Da questo momento in poi, tu non stai offrendo soltanto dei soldi al piccolo imprenditore. Tu stai offrendo un'esperienza di finanziamento che gli risparmia un sacco di tempo, gli risparmia un sacco di rotture di scatole. È questo il valore aggiunto che puoi offrire a una piccola impresa. È chiaro che ora diamo per scontato che la user experience deve essere pulita, veloce, agile, eccetera, 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 perché è inutile che li fai fare, anzi mi arrabbio tantissimo se mi fai fare l'application al telefonino, poi mi dice, guarda, ok, ci siamo quasi, passa in filiale, non può funzionare così, cioè o è digitale o è full digital o non lo è, insomma. Ecco, e nel momento in cui tu attiri su questo canale digitale, perché non metterci un VAS del tipo legato a questa modalità di accesso? La tua banca, se diventeremo amici, cioè se tu accetterai la mia proposta, io ti offro anche per un anno un servizio gratuito, poi tra due anni me lo paghi, un servizio gratuito che ti protegge tutte le tue mail aziendali dallo scamming, chi gioca ai giochi di ruolo online sa cos'è lo scamming, cioè dal furto e dall'utilizzo delle tue user ID piuttosto che delle tue email. Perché leghi un servizio di cyber security che visto da solo non c'entra niente col banking, perché banking è prestare soldi, cyber security è proteggerci. Ma cos'è che unisce queste due cose? Pertanto diventa la cyber security, ad esempio, un VAS molto molto convincente nella campagna di marketing della banca, perché la banca si sta proponendo attraverso un canale digitale. Quindi io e te, cliente, incominciamo a scambiarci servizi, prodotti, informazioni su un canale digitale e ti dico, guarda, proprio perché io voglio utilizzare questo canale digitale, ti offro anche dei servizi a protezione del tuo utilizzo sul web. È questo, quando si parla spesso di servizi a valore aggiunto, di VAS, che dà il senso dell'open business. Fare open business per chi fa una banca e vendergli un prosciutto o regalargli un prosciutto è una cosa, guarda, carina, ma cioè è fuori, credo, della distonia, non so come dirti a livello di percezione. Noi invece vediamo molto, e nelle banche italiane, non soltanto quelle di grandi dimensioni, ma alcune lo stanno veramente incominciando, anche le società finanziarie, le società di leasing, stanno entrando in quest'ottica. Io offro un ecosistema di servizi attraverso la banca, i miei partner, la CRIF, l'ecosistema della CRIF, i partner della CRIF, ora parlo di CRIF perché la conosco evidentemente, in modo tale che la tua esperienza di vita o la tua esperienza professionale nel rapporto con la banca mi migliora molti aspetti della tua vita sociale e professionale, però tutta collegata, agganciata al motivo per cui l'imprenditore si rivolge a una banca. The Fine Banking torna subito dopo lo spot. Stiamo un attimo su questo tema, perché prima dicevamo la banca, tra virgolette, deve fare la banca, cioè se un cliente si rivolge a una banca è perché o ha bisogno di soldi o ne ha e deve investirli. Dall'altro, con l'open banking, in qualche modo viene meno la sovrapposizione perfetta tra la banca e l'attività bancaria, no? Se player di altri settori possono entrare nel banking, allora la banca, più o meno abbiamo accennato a questa tentazione finora, potrebbe pensare di fare anche qualcosa di diverso dal banking. Però mi sembra di capire che dal vostro punto di vista l'ecosistema in che in qualche maniera la banca deve andare a costruire deve essere, se lo definisco coerente è troppo facile dirmi di sì, però deve avere a che fare in qualche maniera con il completamento dei tradizionali prodotti bancari.
Assolutamente sì. Guarda, nel mondo della storia industriale a me vengono in mente soltanto, e non so come abbiano fatto i giapponesi, se penso a un brand come Yamaha, Yamaha non ho capito se fa racchette da tennis, strumenti musicali, motociclette, ma sono gli unici. Quello che vince e quello che domina è il core business. Cioè tu fai bene il tuo core business, difendilo, non pensare che il tuo core business, che siccome sei bravo a fare banca, poi non avrai più nessuno che minaccerà la tua posizione. No, 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 sbagliatissimo. Questo lo possiamo vedere anche nel nostro piccolo con la Criff. Noi siamo nati 30 anni fa facendo un mestiere, che è quello del sistema di informazioni creditizio, Credit Bureau. Non è che siamo rimasti per 30 anni a dire noi facciamo solo Credit Bureau perché siamo bravissimi e nessuno proverà a prendere, diciamo, quota del nostro mercato. Il mondo capitalistico libero non funziona così. E a maggior ragione, secondo me, anche nella industria bancaria, che ha la caratteristica di essere un'industria pesantemente regolamentata, come è giusto che sia, perché insomma i soldi sono i soldi. Poi non è il tuo mestiere fare altro. Hai bisogno di partner? Certo che hai bisogno di partner. La banca da sola non può far tutto. Nel momento in cui vai sul near banking, quindi incominci ad attaccare alla tua offerta delle proposte che hanno un senso, prima che il digitale nascesse, bank insurance, banca assicurazione, è un near naturale. Certo. È un'idea che esisteva a prescindere da PSD2, da tecnologia, che quando tu affronti un paradigma distributivo diverso che quello della digitalizzazione, il NIR naturale cambia un po'. Ma non è che cambia perché è un male che cambi, no, perché arrivano altri elementi. Ora ho fatto l'esempio della cyber security, ma potremmo dire i servizi che diamo ai cittadini per proteggersi dalle frodi, non solo quelle informatiche, dai furti di impersonificazione, cioè è legato al denaro? Beh, sì, certo. Quindi sì, è coerente, la parola giusta era coerente. Tornando a noi e al tema dell'ecosistema, all'interno di Criff, come state lavorando, insomma, per sviluppare una strategia in questo senso, con chi collaborate e anche a quali trend futuri guardate con attenzione, visto quello che dicevamo un attimo fa, insomma, c'è tutto un near banking da sviluppare. Beh, allora, noi lavoriamo su tre grosse direttrici. Innanzitutto la dimensione internazionale. Di fatto abbiamo una quarantina di sedi all'estero, che ci piace o no, siamo una multinazionale. Ci piace essere una multinazionale. Perché? Perché a livello internazionale tu puoi creare degli hub, questo è un punto di direttrice importantissimo, che sono come delle antenne ricettrici di quello che accade in quella società. Se tu hai un hub a Singapore, è molto utile avercelo là. Se tu hai un hub a Pune o a Nuova Delhi, è molto importante avercelo, come è importante avercelo a New York piuttosto che a Bratislava. Ti danno il senso della corsa tecnologica, che non è fine a se stessa, ma è sempre fine a soddisfare i bisogni di un pezzo di società di quel paese lì. Quando tu, ad esempio, sei costretto in India, non hanno gli indirizzi, banalmente, in India non esistono. Cioè, Alberto abita nella casa di quella città all'angolo dove c'è sempre un armadio con un gatto sopra. Questo è l'indirizzo. Quindi, quando tu sei costretto a fare, ad esempio, sistemi di valutazione statistica, sistemi di valutazione merito creditizio, ad esempio, sulla morfologia della persona, perché quello hai a disposizione, è che è una cosa poi, io non sto pensando alla GDPR, sicuramente questa è una cosa che non si può fare oggi, però è l'esempio del metodo che mi interessa condividere. Quella è una tecnologia che sviluppi laggiù, perché serve laggiù. Però poi prendi questa tecnologia e dici, aspetta, questa qua, rigirandola un attimo, e applicandola a certi processi italiani piuttosto che europei, quanto mi aiuta? Allora lì fai la dimensione internazionale, è veramente un aiuto. Secondo pilastro, l'innovazione sul business. Noi abbiamo un team, un progetto dedicato che si chiama Novecos, che è appunto un team internazionale, che di mestiere che cosa fa? Ragiona, osserva, guarda, studia ecosistemi e cerca di capire l'architettura degli ecosistemi, cerca di capire il codice genetico di questi ecosistemi. Beh, allora si comincia a capire le interazioni fra le industrie, incomincia a leggere come collaborano fra di loro. Ah, ma aspetta, ma collaborano anche dei concorrenti? Beh, certo, ci sono industrie ormai talmente grandi che noi possiamo essere concorrenti per una roba e possiamo cooperare su altri fronti. Quindi la seconda dimensione è lo studio degli ecosistemi. Tutti. E poi chiaramente noi li decliniamo e li traduciamo a servizio del nostro mercato bancario e aziendale che abbiamo in Europa. Terzo pilastro che è, bene, ho capito che devo fare delle robe che non posso fare da solo. Io ho bisogno di partner, ho bisogno di aziende, ho bisogno di menti, ho bisogno di persone che mi diano una mano a fare quella roba lì. Perché io quella roba lì, che ritengo essere una componente essenziale del mio ecosistema che propongo, ad esempio, alle banche, ho due strade. O me la faccio da solo e ci metto 3 anni e mezzo,
Ma fra 3 anni e mezzo ci sarà già la release 10.3 di quella cosa là. Quindi cosa devo fare? Devo trovare un accordo con questi signori che hanno proprio quella cosa che serve a me, che io voglio mettere dentro il mio sistema. E qui abbiamo due strade, partnership o crescere per acquisizione. Qui a seconda della volontà, pensa per un attimo al fenomeno del mercato delle fintech che c'è stato in questi anni, no? La corsa a fare la startup, decine e decine di imprese sono state acquisite da aziende multinazionali. Anche nel caso di Cliff ha scelto di acquisire, cito Inventia per dirne una, Strengths, che non era proprio una fintech di due ragazzetti sotto Certo. scala. Strengths era ed è forse la compagnia a livello mondiale statunitense con una hub importantissima a Barcellona che sul fronte dei personal financial manager o business financial manager aveva la tecnologia migliore in assoluto e abbiamo deciso di acquisirla con il loro accordo naturalmente. Quindi ecco che si compone l'ecosistema. L'ecosistema è un ecosistema, lasciami dire, fintech slash insurtech, parlo per il mercato finance naturalmente che è quello di cui mi occupo, hai delle società presenti per acquisizioni, hai delle partnership che fai con player delle tue dimensioni, sia Cliff ha siglato a luglio un importantissimo accordo di cooperazione sul mercato italiano ed europeo con SIA, posso citare Yolo sul fronte della Insurtech e tanti altri che sono però funzionali al core business di Cliff e funzionali al core business dei nostri clienti. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi.